Si è tenuta questa sera, presso il Mercato dei Fiori in via Golgota a Conversano, la conferenza stampa sugli eventi di una città per Natale, in programma da dicembre fino a gennaio 2013, patrocinato dal Comune di Conversano. È inserito nel programma dell'assessorato alle politiche culturali dentro le mura. Ideato dall'assessore alle politiche culturali, Pasqualino Sibilia, coinvolge 7 associazioni culturali musicali, Pro Loco, Puglia Vox, Sensazioni del Sud, Sentieri Mediterranei, Norbaland, La Misericordia, On Stage e Pippiruli Pippirulà. La parrocchia Maria Santissima del Carmine e la Chiesa della Passione che hanno collaborato per creare in sinergia un grande evento. Una serie di appuntamenti che coinvolgeranno Conversano dal centro alla periferia, mercatini di Natale, percorsi enogastronomici, mostre di presepi e presepe vivente, musica, animazione e spettacolo. Il villaggio di Natale, Sentieri Mediterranei fino al 6 gennaio 2012 presso i vivai Giannini. La manifestazione Il villaggio di Natale, al suo secondo anno, nasce con l'intento di far trascorrere al visitatore un percorso di luci, suoni e sensazioni tipiche del clima natalizio. Non mancano le sorprese per i più piccini, un grande albero vi racconterà la favola del Natale, nel percorso potrete incontrare Babbo Natale. I mercatini di Natale, organizzata dall'associazione La Misericordia, l'iniziativa si terrà il 2, 8, 9, 16, 23, 30 dicembre e il 5, 6 gennaio dalle ore 15 alla mezzanotte in Piazza Carmine. In collaborazione del CIO, Consorzio Indumenti Usati, con sede in Bitonto, che fornirà indumenti usati come nuovi, da destinare, con regolare documentazione, alle persone più bisognose. Sarà allestito uno stand dell'Associazione Misericordia, Protezione Civile. Natale in piazza, organizzata da Sensazioni del Sud con On Stage e Pippiruli, Pippurulà, il 7, 14, 21, 28 dicembre, in piazza Cesare Battisti. Ogni venerdì di dicembre dalle ore 18.30 alle 20.30. 4 giorni con artisti di strada, mercatini di Natale, piatti natalizi tipici pugliesi e dolci natalizi legati alle più antiche tradizioni, con la straordinaria collaborazione dei commercianti di Piazza Battisti. Shopping in corso, via Matteotti 16, 23, 30 dicembre, grazie alla collaborazione dei commercianti, è prevista l'apertura straordinaria dei negozi in via Matteotti domenica 16, 23, 30 dicembre dalle ore 17 alle ore 21:30 con shopping in corso. Natalando, anche i commercianti di via Arringo e piazza 20 settembre si sono attivati e in collaborazione con l'agenzia Frame Comunicazione inaugurano Natalando nei giorni 15, 16 dicembre e 22, 23 dicembre. Degustazioni di prodotti tipici ed eventi collaterali, con apertura notturna delle attività commerciali, dalle ore 18 alle 2. Pattinaggio sul ghiaccio, organizzata dall'associazione Creativa. L'appuntamento partirà dal 7 dicembre al 13 gennaio 2013, tutti i giorni nell'anfiteatro. Per la prima volta a Conversano ci sarà la pista di pattinaggio sul ghiaccio, che porterà sul nostro territorio un'attrazione magica, divertente e coinvolgente. Terza edizione Natale nei chiostri, organizzata dall'associazione Pro Loco, presso ex monastero di Santa Chiara, un'esperienza da vivere e condividere ogni domenica dall'8 dicembre al 6 gennaio 2013, esposizione presepi realizzati in collaborazione con le scuole e concorso dei presepi. La domenica ci saranno dei laboratori legati alla costruzione dei presepi. Inoltre, sabato e domenica, dalle 18 alle 20, visita del presepe settecentesco del monastero di San Cosma. L'evento è organizzato in collaborazione con la nona edizione della mostra di presepi artistici di Vito Abruzzi. Durante la mostra dei presepi, sarà proiettato il video guida Conversano, a cura di Sirio Art. Santa Lucia, organizzata dalla Confraternita della Passione, 13 dicembre, Chiesa della Passione, 15 dicembre, Basilica Cattedrale. All'alba, tradizionale concerto itinerante della banda musicale di Polignano a mare per le strade dei quartieri, al suono delle suggestive nebbie natalizie.
servizio musicale del concerto bandistico Città di Polignano a Mare, le caratteristiche luminarie saranno allestite dalla ditta 100 Mani di Monopoli. L'addobbo floreale sarà curato da Galleria del Fiore di Mina d'Attoma. A fine processione, brevi fuochi pirotecnici della ditta Vitto di Conversano. Alle ore 18 nei pressi della Chiesa della Passione avrà inizio la nona sagra delle pettole. Sabato 15 dicembre alle ore 20, presso la Basilica Cattedrale, la Corale del Santuario Madonna della Grotta di Modugno presenterà il concerto Natale Ieri e Oggi. Dal 22 dicembre al 7 gennaio 2013, esposizione del presepe artistico nella Chiesa della Passione. Seconda edizione di Dolce Natale, organizzata da Puglia Docs, il 15 e 16 dicembre, in Villa Garibaldi, in collaborazione con MAS, agenzia evento enogastronomico con momenti spettacolari, destinati al grande pubblico, e animazione per i bambini con la visita di Babbo Natale, mercatini di Natale e spazi dedicati alle associazioni per promuovere le proprie attività. Inizio dalle ore 18. Grazie anche agli artisti d'Assage e Rafox. Amalia Gray, il 17 dicembre, con 60 elementi dell'Orchestra Sinfonica Provincia di Bari, terrà un concerto alle ore 21, presso la Basilica Cattedrale. Open Set. Prima edizione di Natale di Gusti, organizzata dall'associazione Frame Comunicazione, da 20 al 23 dicembre in via San Giacomo. In collaborazione con i commercianti di zona. Selezione di musica, degustazioni, eventi, concerti. Giovedì, ore 20 e 30. Venerdì e sabato, dalle ore 19 alle 2. Domenica, dalle ore 10 e 30 alle 13 e 30 e dalle 18 a mezzanotte. Presepe vivente, a cura della Chiesa Santissima Maria del Carmine, nei giorni 26-30 dicembre e il 5-6 gennaio, quest'anno si svolgerà interamente nell'ex monastero di San Benedetto. Ci sarà anche l'arrivo del Re Magi. Il comunicato stampa degli eventi è stata a cura di Maria Sportelli. Riprese e montaggio video sono state a cura di Raffaele Prunella. Infotel 333 21 64 709. Email sirioart@libero.it. Visti da tanto tempo. Per quanto riguarda invece la Prologa Santa Chiara, non solo ci sarà tutto il periodo, perché questa è una di quelle manifestazioni Maria che è aperta in realtà dall'8 dicembre al 6 gennaio per tutto l'intero periodo, ma saranno anche esposti poi i presepi che saranno risultati vincitori della ormai quasi celeberrimo concorso che facciamo. Che celeberrimo vi spiego perché, perché noi facciamo la giuria, andiamo in giro per le famiglie, per le scuole, in realtà ci ritiriamo a casa distrutti di limoncello, perché non c'è una sola famiglia conversanese che non ti deve offrire, e se la prende mai sia che non lo vede, quindi è chiaro che sono 42 presenti. Il Gesù Bambino è nato molto prima del 25 dicembre, però saranno presenti dentro la Santa di Santa Chiara e continueranno a essere anche visibili, perché noi realizzeremo i convegni che comunque sono già programmati con i presepi all'interno dei siti. Quindi un grazie a Nini Galasso, che immagino non abbia potuto essere. Quindi dall'8 dicembre al 6 gennaio, e l'evento però va detto che è realizzato in collaborazione anche con Vito Abruzzi, che è insomma storico nella realizzazione dei presepi artistici. Poi abbiamo... Scusa Maria, ma veramente avendo fatto tutto insieme, ogni tanto interrompo. Presepi artistici che vedono anche una loro vera e propria striscia però di organizzazione, perché oltre a quello di Vito Abruzzi, come dicevate, come diceva Maria, che è alla sua collocazione dentro via Porta Antica della città, noi abbiamo anche inserito nel nostro manifesto quello del signor Totaro, che quest'anno in piazza del settembre, il signor Vito Paradiso e San Lorenzo, non perdetelo, è tutto realizzato in pietra in via Putignano, praticamente dopo una cinquantina di metri dall'inizio sulla sinistra. Poi il signor Nardelli, che è nella Cavata Carmine, via di Lagno, per chi conosce meglio di me le strade. E poi non dimenticate di fare un passaggio dalle suore di San Cosma, che hanno un presepe che ogni anno veramente fa veramente sbalordire le persone che lo vanno a visitare. Quindi abbiamo voluto inserire anche questo, perché è un piccolo percorso di presepe all'interno della manifestazione. Poi abbiamo la confraternita della Passione, c'è l'undicesima sagra delle pettole il 13 dicembre,
che ha anche un presepe bellissimo, però secondo con, me c'è una sagra. Infatti l'esposizione del presepe nella confraternita presso la chiesa della Passione del 22 dicembre al 6 gennaio. Naturalmente noi vorremmo, abbiamo pensato di comunque di far intervenire i presidenti delle associazioni presenti in modo tale che comunque ciascuno possa portare il proprio messaggio, possa esporre il proprio programma, perché diciamo adesso non è ancora insomma definitivo per molti, però intanto hanno la possibilità di rendersi visibili, hanno anche un palcoscenico, spesso le associazioni lavorano dietro le quinte e adesso hanno la possibilità comunque di farsi conoscere. Anche perché dobbiamo anche dire dietro le quinte, come l'assessore ha detto, bellissimo, ci siamo tutti messi insieme, sembra quasi che ci siamo visti per una volta, un paio di volte abbiamo messo su. No, effettivamente insomma il pronto soccorso ha visto gente con sangue, insomma belle cose, manifestazioni accese di voler stare insieme anche durante le riunioni, è proprio con questo che si arriva a una conclusione come questa. E devo dire che è stato bello soprattutto non solo perché le associazioni si sono riunite con a capo l'assessore che faceva da moderatore, ma hanno avuto anche la forza di riunirsi per i fatti loro, tra virgolette, nel senso che per la prima volta si sono dati un appuntamento in un posto e si sono viste tutte insieme a non perdere tempo durante le riunioni con l'assessore, ma a stare e a pianare i propri diverbi e le proprie situazioni da soli, insieme e uniti, e questo è secondo me la cosa più importante che c'è. Io andiamo? Vorrei aggiungere giusto una cosa, perché insieme alle associazioni anche ci sono state anche delle agenzie che hanno collaborato, come quella Frim Comunicazione e la MAS Agency. Certo, ci sono anche altre aziende che collaborano con noi, tipo Popò, Pipiruli Pipirurà, insomma tutti gli artisti che interverranno. Ospita anche Saverio, esatto. Per il posto. Il nostro era Saverio, che facciamo un applauso per questo posto meraviglioso, questo contenitore fantastico. Bene, allora io direi di partire subito dal villaggio di Natale, Sentieri Mediterranei, fino al 6 gennaio 2012 presso i Vivai Giannini. Ecco, in rappresentanza dell'associazione c'è il signor Lo Russo, Michele. Buonasera a tutti, chiedo scusa a nome del signor Giannini che purtroppo è a letto per motivi influenzali. Sentieri Mediterranei è l'associazione che vive all'interno di questa attività commerciale, ovvero il Vivai Giannini, e all'interno appunto dell'attività commerciale tutti quanti coloro che vorranno appunto allietare questo Natale potranno trovare un clima natalizio particolare, ovvero troverete una situazione fiabesca per i più piccini e la possibilità di effettuare foto con un Babbo Natale, con uno scenario veramente da altri tempi, e anche di degustare delle pietanze tipiche locali e quindi intrattenersi per tutta la giornata, quindi non solo per fare degli acquisti, ma appunto per vivere Natale nella sua completezza, con sapori, luci e suoni. Grazie. Ormai un mercatino che praticamente è istituzionale. Buonasera a tutti, io vi ringrazio l'assessore, ringrazio voi, tutti presenti. Quest'anno c'è una piccola novità, il mercatino di Natale purtroppo si svolge da 13 anni. Quest'anno c'è una piccola novità, con software e strumenti usati, con una raccolta che questa azienda ci fornirà degli indumenti puliti, disinfettati, che daremo gratis alle persone di Sorrento. Io volevo chiamare il responsabile del consorzio, perché lui ne sa più di me, Giuseppe, che mi spiegherà questa cosa del consorzio, in cosa consiste veramente. Grazie.
Salve, buonasera a tutti. Allora, niente, l'iniziativa è nata così facendo due chiacchiere con Giovanni, che è sempre diciamo impegnato per collaborare diciamo con la cittadinanza, si mette sempre a servizio. E alla sua richiesta abbiamo naturalmente risposto subito sì, perché insomma il nostro lavoro è legato molto a questo sentimento diciamo solidaristico, nel senso che noi esistiamo, facciamo questo lavoro e quindi abbiamo degli operai che lavorano tutti i giorni per le strade perché le persone donano questi abiti. Naturalmente facciamo anche un servizio pubblico, nel senso di riciclo e di riuso degli indumenti, però la componente solidaristica è fondamentale. Quindi alla richiesta abbiamo subito accettato con molto piacere. Ci fa piacere di essere qui presenti. Vuole ricordare gentilmente come si chiama il consorzio e il suo nome e cognome? Allora, io sono Giuseppe Castano e rappresento il consorzio Indumenti Usati e in particolar modo una cooperativa consorziale che si occupa proprio della raccolta. È la cooperativa Noi Vivere di Bitonto. Stiamo seguendo insomma la scaletta di questo... Miria d'Amore, per esempio, a mercati natalizi, eventi, anche grazie all'associazione On Stage, Pipirulì, Pipirulà, ho imparato a dirlo, ok? Insomma, una serie di eventi che cercheranno di allietare grandi, piccini, insomma, ce la stiamo mettendo tutta per far sì che questo avvenga, infatti... Scusate se su Facebook siamo tartassanti, però, se posso dire un dato, noi nel giro di due settimane con Atalanta in Garringo, ed è un dato che può essere tranquillamente alla portata di tutti, hanno visualizzato oltre 40.000 persone e penso che sia un grande successo, a prescindere che una persona venga o meno, però sa che esiste e questo è già tanto. Simona, dato che ci sei, parlaci anche del tuo open set nelle zone del Pala San Giacomo. Sì. Parlaci di questo anche, dato che ci sei, che sei tu l'organizzatrice. Esatto, questo è mio figlio invece. Ecco, questo è tuo. Ok, allora open set, anche questo evento nasce da un'idea dei commercianti di via San Giacomo, che giustamente non so come definirlo, sono sempre stati estraniati dal contesto natalizio, un po' per la logistica, un po' per attività un po' diverse da quelle che sono o potrebbero essere per il Natale, insomma si sono voluti attivare anche loro e grazie a una chiacchierata con Johnny Russo, che è il titolare di un locale della zona, abbiamo inventato questo evento, un evento che si chiama Open Set Natale di Gusti. Natale di gusti perché noi andiamo a creare una selezione di degustazioni, musica, mercatini non ce ne saranno perché comunque puntiamo molto all'enogastronomia. Non voglio anticiparvi le degustazioni perché comunque voglio che il tutto abbia un suo percorso. Usciremo con il nostro programma la settimana prossima e presenteremo a dovere sia Natalando in via Ringo in piazza 20 settembre che Open Set e penso anche con Gabriele. Bene, grazie. E ci sono molte proposte, grazie. Partiamo quest'anno, Sensazione del Sud, organizza Natale in piazza, prima edizione, in piazza Cesare Battisti, tutti i venerdì di dicembre, quindi dal 7, partiamo dalle ore 18 e la cosa più importante di tutte è che siamo riusciti a ottenere un bellissimo spettacolo teatrale che è qui presente, Vito Di Leo dell'associazione On Stage Musical, e quindi ci intratterrà, sarà una bellissima cosa, ci intratterrà in tutte e quattro le serate. Ma dove siamo? Saremo in piazza Cesare Battisti a conversare. E perché? Partiamo perché dalle piazza Cesare Battisti? Perché piazza Cesare Battisti è una delle piazze che io prediligo per questo tipo di manifestazioni. E già con Estate in Piazza, prima edizione, quest'estate, già con l'aiuto dei commercianti siamo riusciti a tirare fuori tre date stupende, dove addirittura sono intervenuti Puglia Tribe come artisti musicali e hanno fatto riversare nelle piazze nelle strade di Piazza Cesare Battisti mille ragazzi che non si vedevano da tempo. Ma che cosa troveremo in questa piazza quando la verremo a trovare? A parte il fatto che non sono solo, perché ribadisco, c'è la preziosissima presenza di Vito Di Leo e di anche di Pipirulì di Lorenzo Torres,
io non mi ricordo mai il cognome, grande giocoliere, mago, insomma, chi più ne ha più ne mette. Bambini, accorrete numerosi, perché ci saranno... correte, non correte perché se no vi fate male. L'abbiamo detto tutti i venerdì di dicembre, dal 7 di dicembre, ore 18 partiamo. Ci pronti via, vi aspettiamo. Allora, salve a tutti, sono Mimmo Doglia, presidente dell'associazione Puglia Vox, che quest'anno organizzerà in Villa Garibaldi dal 15 al 16 dicembre 2012 Dolce Natale, la seconda edizione. Come l'anno scorso noi avevamo intenzione di mettere insieme tutte le associazioni di Conversano e della provincia di Bari per organizzare questo evento. Questo evento si terrà appunto in Villa Garibaldi, lungo tutto il vialone della villa, e ci saranno quattro punti fondamentali. Uno, il punto fondamentale artistico e culturale, ossia in Villa Garibaldi applicheremo un palco e saremo supportati dall'Agenzia Mass Arte e Spettacolo di Gabriele Corona, che ci proporrà, come l'anno scorso, alcuni gruppi musicali e alcuni comici. Ad esempio, l'anno scorso abbiamo cercato ed è venuto per noi sia Gianni Ciardo che la Municipale Balcanica. Oltre insomma a questi momenti spettacolari e momenti artistici, avremo la presenza, come ho detto prima, delle associazioni culturali, come ad esempio Emergersi di Bari, come Natura Viva, che esporranno i propri progetti, le proprie idee e i propri lavori. Punto primo. Punto secondo, ci saranno anche dei mercatini natalizi di artigianato locale, che ovviamente esporranno i propri lavori, ovviamente tipo, che ne so, presepi, alberi di Natale, eccetera. Poi ci saranno anche degli stand enogastronomici che offriranno, insomma, e allieteranno la serata. Niente, quindi vi aspetto numerosi il 15 e il 16 dicembre in piazza, in Villa Garibaldi, di fronte al castello. Ok, grazie. Ciao.